È puntata bene? Ti guarda? Va bene? We are ready! Sì. Social Mic, gliene dà del gas, eh? Ciao a tutti amici! Siamo... Ma ci tira di brutto! Ciao a tutti amici, come dicevo siamo in Australia, come potete vedere da queste magnifiche strade e dalle targhe di queste macchine, e penso che questo sia un vlog veramente speciale, ma proprio tanto, una bella figata. Io sono non gasato di più, come potete vedere siamo dal lato opposto della strada perché la guida qui è al contrario, e adesso seguiamo il nostro amico Mick che ci porta a fare colazione perché sono le 6:30 di mattina. Mick c'ha un KTM 1190 mi pare, e noi siamo in sella alla nostra amata Scrambler, che è uguale che è a quella che ho a casa, identica, l'unica cosa che cambia è il terminale ovviamente, perché in Australia non posso mettere un terminale, anche perché qui poi la legge, da quel che mi hanno detto, è molto molto severa, quindi tipo non possiamo impennare, non possiamo fare queste cose qua che se ti beccano ti mettono in galera, mi hanno detto. Anche i limiti sono delle cose ridicole, tipo in autostrada, ecco qua c'è il limite dei 50 secondo loro, come fai a fare i 50? Già stiamo andando piano così. E poi il limite secondo loro è di in autostrada 110 km/h, ma il problema è che guardate che vista che c'è, spettacolare. Guarda che vista, Tini. Ti piace? Eh? Ti piace? Ma tu senti quello che dico? No. No? Tra l'altro abbiamo l'ABS inserito, quindi adesso adesso lo togliamo. Dobbiamo essere fermi per toglierlo. Ecco, guardate come prendiamo sta rotonda. Questa è atomica, è tipo la Nissan GTR vecchia, quando ancora la GTR non era famosa. Il cartello l'avete visto? Tipo attenti al koala. Che figo. Ciao. 190 cavalli quel KTM. Terminale aperto senza DP killer. Oh, è bello che ieri mi fa. A me non piace andare forte in strada. Oh, cos'è che ha detto ieri Mick? Hai sentito? Hai sentito cosa ha detto ieri Mick? A me non piace andare forte in strada. Sì. Sì. That's good. Good. Yeah. You have tried this for a while, boy. Hey. Will you try it? Yeah. I will try it. Thank you. Ci fa provare il KTM-one. Bellissime queste strade. Tipo, guardate anche l'autostrada che funziona al contrario. A sinistra vanno avanti e a destra vanno indietro. Qua siamo in Australia, precisamente a Gold Coast, che è una città fighissima. C'è un gran mare, si fa surf, si va in moto. Ah, un'altra cosa bella è che ci sono tutte le gang qua di motociclisti. Tipo non so, gli Harleyisti, poi ci sono un sacco di cose, gli Eagle. Poi ce n'è un'altra parte, un altro team che si chiama i Mongols, che fanno troppo ridere, cioè non li ho mai visti, però solo il nome fa ridere. Ah, sorpassano dal lato sbagliato. Andiamo a sinistra? Penso di no, si è dimenticato la freccia. Sì, l'ha tolta. E praticamente tutti sti team di bikers sono tutti uno contro l'altro, c'ha le zone divise in territorio, avete presente come si vede nei film? Ecco, uguale. E quindi sono tutti in conflitto e si picchiano, se si vedono. Bella, stracomoda. Is that comfortable? Is that comfortable? Beautiful. Comfortable. Yeah. Yeah. Really comfortable.
100 per yeah, that's good. It sounds good. Calm down, get slow. Il mio inglese è ancora da perfezionare, eh? Però piano piano facciamo miglioramenti. Oddio, che macchina maraglia c'è lì. Che figata. Oddio. In Italy I couldn't drive that kind of moto. Yeah. Did you pop a wheelie on that? Yeah. Not too far anyway. Okay. It's not too far. Anyway. You know what I mean? What I mean? Gli facciamo due penne, gli facciamo? Gli facciamo due penne? Sì, sei pronta? Punta bene la telecamera. C'era un dosso in salita, una figata. Ma qua la benzina non l'abbiamo ancora fatta, non ho capito io. Mai in riserva. Tipo la temperatura qua è molto calda, però c'è un gran vento, quindi in sostanza fa freddo se andiamo in moto, ma se stiamo fermi fa molto caldo. Guardate che bello il cartello, che figato. Bisognerebbe andare anche un po' in centro, il Gold Coast, a fare i vandali. Ecco, si passa dal lato sbagliato della strada, ovviamente. Per fortuna che c'abbiamo la guida, sennò facciamo dei danni sul serio, tipo andiamo nell'altra corsia e ci incazziamo con gli altri perché sono in contromano. Ecco, tipico camion americano. No, questa è una via di mezzo. E poi non so perché continua a dire americano invece di australiano. Eccolo a destra, il camion americano, che figo! Un altro! Era più bello quello di prima. Siamo giunti all'uscita dell'autostrada e tutto sembra funzionare per il meglio, se non che guidiamo sempre dal lato sbagliato della strada e che quindi mi sbaglio sempre. Ah sì? Con i canguri? Che fico! Ci andiamo? E tornare a casa come che facciamo? E per tornare a casa come facciamo? Ci sta? Ci sta, non torniamo più a casa, però andiamo a vedere i canguri. Penso che siamo arrivati. Wow, so c'è che è entrata, paura. Che bolida l'entrata. Wow, guarda che Monster Truck. Che figata, quello sì che bolide. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Questo primo video australiano vlog in moto. Chi è che mi sta chiamando? E ora andiamo a fare colazione perché sono le 7 di mattina. Anche se non sembra, perché qua la vita è totalmente diversa. Ci si sveglia molto prima e si fa tutto dopo, è una cosa molto strana. Si va a letto tipo alle 8 di sera, una cosa così. Però è figo. You like it? Yeah, that's fantastic. I like that.